Argonaut Software, che tutti noi la conosciamo per gli ottimi giochi di Croc, tra il 2000 e il 2001 rilasciò un titolo che è in pratica il tie-in videoludico di un cartone animato che, a mio modesto parere, non mi è mai piaciuto, Le follie dell'imperatore. Lo vediamo per PlayStation 1. Allora, se dobbiamo vedere la storia, segue moltissimo quella del film. Il capriccioso imperatore Kuzco è stato trasformato in un lama dalla strega Yizma, che vuole prendere il suo posto come re, ovviamente, e portare, insomma, caos e distruzione, ovviamente. Ma è tutt'altro un intrigo di potere veramente strano. Ma vediamo ovviamente la grafica. Allora, all'interno del gioco sono presenti le sequenze animate tratte direttamente dal film, che devo dire la verità, sono praticamente riprodotte in qualità buona, quasi da DVD. Poi abbiamo anche le parti di gioco, che sono la parte fondamentale, che sono tutti ambienti tridimensionali. Niente male, perché noto che cercano di ispirarsi il più possibile a quelle parodistiche che abbiamo visto nel film, e devo dire che non dispiacciono. Poi abbiamo i personaggi, che sono tutti ok realizzati in 3D, con elementi bidimensionali nella loro faccia soprattutto, anche se peccato che non si muovono la loro bocca oppure il loro volto, eccetera eccetera, tranne forse quella del protagonista e di qualche personaggio importante d'accompagnamento. Devo dire che graficamente il gioco sì, è un po' invecchiato, è vero, però mantiene intatto ancora il suo fascino, nonostante tutto. Non è mai rallentato, anzi, io ho notato che va proprio perfettamente. Let's have a look see. Per l'audio abbiamo tutti gli effetti sonori provenienti dal film, mentre abbiamo anche addirittura qualcosa proveniente da altri cartoni animati molto più simpatici. Poi abbiamo musiche di sottofondo, certamente ispirate a quelle del film stesso, con l'aggiunta di qualcosa di nuovo, e noto addirittura che sono certamente carine da ascoltare. Potevano fare un po' meglio, ma non è niente di male. Poi il doppiaggio in lingua italiana, sì, perché qua c'è, il gioco è doppiato abbastanza bene. Let's have a look see. Let's have a look see. Ed eccoci alla parte più importante, la giocabilità. Questo gioco, Le follie dell'imperatore, cos'è? Una sorta di platform tridimensionale semi-esplorativo. Il vostro scopo è quello di andare con Kuzco, in forma di lama, all'interno di questi livelli e ovviamente risolvere piccole quest, risolvere enigmi a gente comune e tra l'altro anche addirittura risolvere altri problemi, soprattutto per cercare di andare avanti nella vostra missione. E il nostro piccolo protagonista, anche in forma di lama, può fare un po' di tutto. Può correre, saltare, un po' come in un novello gioco di Croc o Super Mario, Crash, quello che vi pare. Ma la cosa interessante è che è un titolo non abbastanza difficile, anzi, direi che è abbastanza facile. Su certi aspetti può ricordarvi un po' Bugs Bunny e Lost in Time, perché non era un gioco proprio facile, ma neanche difficile. Forse l'inizio vedrete che è abbastanza facile, ma dipende da voi ragazzi. Se adorate questi platform tratti da film, che non pretendono niente ma che sanno divertire il giusto, allora questo è il titolo che fa per voi. Io ve lo straconsiglio. Ok, il film a me non mi è mai piaciuto, però il videogioco lo considero uno dei migliori tratti da un film, insieme appunto a Tarzan o Hercules, anche se sono una leggera spanna sotto.
Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Whatever, Lumpy. Huh? Stop following me. Now stay there, or else. If you want to get out of the village, you'll have to try to follow my dad. Okay, kid, I'm listening. What do I have to do? Keep close to him, but don't let him see you. If he spots you, you'll find yourself in the nearest llama pen. Stand back, kid. When I sneak, I become invisible. Cuzco, what are you doing?